noi possiamo accedere a delle informazioni ben più ampie di quelle che solo i sensi fisici ci danno. Se a scuola ci dicessero che non abbiamo solo i sensi fisici, ma ne abbiamo altri che sono in grado di vedere, sentire, toccare ciò che non è materiale, avremmo una visione più chiara di cosa stiamo realmente vivendo qui. Vi sto solo dicendo che noi non siamo solo materia e non abbiamo capacità di interagire solo con i sensi fisici. Mi piace chiamarli sensi psichici, sensi che non abituati a essere utilizzati stanno lì un po' dormienti. L'obiettivo di questo genere di incontri è anche quello di riscoprire una interazione col mondo che non sia solo fisica, ma che possa essere anche un pochino più ampia, che ci permetta quindi di concepire l'universo come un campo di energia potenziale infinita. È magico, è meraviglioso, dobbiamo solo trovare la chiave per riuscire a entrarci dentro. Non è come abbiamo fatto finora, nel senso che se riusciamo a trovare il modo di connetterci in questa frequenza diversa da quella fisica, noi possiamo smuovere qualche energia in maniera più consapevole. Possiamo passare da spettatori che in qualche modo subiscono una realtà che già esiste e che ci condiziona, quindi un esterno che ci fa essere felici, tristi. Possiamo decidere noi di diventare felici, tristi, gioiosi, al di là di quello che c'è intorno a noi, portare noi l'energia da dentro a fuori, scoprendo che il dentro e il fuori sono tutta un'unica grande energia.